E allora diamo il buongiorno alla presidente riminese del Lampana, Clara Corbelli. Buongiorno. Buongiorno. Clara, buongiorno. Noi poco fa, Buongiorno. insomma, la notizia d'altra parte è un po' che, insomma, sta inquietando i corianesi. Noi abbiamo sentito poco fa anche il sindaco di Coriano, Mimma Spinelli. Come associazione ambientalista non siete stati soli, lo dicevamo, immediatamente avete voluto intervenire, anche cercare, insomma, di sollecitare una riflessione, un pensiero, Clara. Beh, sì, perché insomma la fauna selvatica in realtà sono gli animali di nessuno, perché abbiamo tutti una grande passione per il cane, per il gatto, insomma, quegli animali che, insomma, con i quali riusciamo a instaurare delle relazioni facili. Però purtroppo la fauna selvatica è importante, altrettanto importante. E la visione antropocentrica di qualsiasi cosa, quindi io abito qui, quindi qui altri animali non devono venire, non deve entrare la biscia, il lupo non deve transitare, il capriolo non mi deve attraversare la strada, devo avere pochi piccioni intorno al mio terrazzo, insomma ci sta, insomma, ci metto un po' in difficoltà dal punto di vista di certe situazioni, perché insomma, è oggettivo che gli animali abitano dove abitiamo noi, ci abitavano anche prima soprattutto, e quindi l'uomo, per le sue capacità, sicuramente per essere una specie più intelligente, ha colonizzato le aree dove prima insistevano solo le altre specie, e i risultati sono quelli che, insomma, la difficoltà della convivenza dà i risultati che voi dei quali avete parlato e dei quali, insomma, tutti ci stiamo Interrogando, interrogando. Clara, che idea si è fatta su questo episodio in particolare, anche come associazione? Voi siete intervenuti insieme anche agli altri associazioni ambientaliste con una provocazione importante su che cosa rappresenta questo episodio. Beh, dunque, di solito, insomma, se sono mia nonna, se è una pensionata che guarda la televisione, c'ha il suo micetto sulle ginocchia, forse non ha tutto questo interesse a girare per le campagne e procurare danni alla fauna selvatica. Probabilmente, e sono episodi che succedono anche in altre parti d'Italia, e ovviamente, inevitabilmente, la relazione danneggiante, danneggiato, cioè, alla fine, alla lunga, viene fuori. C'è da dire che ci sono anche tanti personaggi non a posto dal punto di vista psicologico, per cui poi si apre anche oltre a, diciamo, a quelli che naturalmente potrebbero essere, tra virgolette, i nemici del lupo, per i quali ovviamente il lupo è un problema dal punto di vista della gestione delle aziende o delle attività, diciamo, sportive, eccetera, eccetera, senza poi fare, diciamo, puntare il dito su nessuno, però, insomma, di fatto, chi può essere, chi fa questo genere di, chi si copre, si sporca le mani in questa maniera, non è una persona psicologicamente a posto. Comunque, a prescindere dalle motivazioni, a prescindere da tutti i discorsi che si possono fare sul perché e per come, chi agisce in questo modo sicuramente non è a posto, è una persona che non è a posto, è pericolosa per gli animali, per le persone. Anche perché appunto c'è un gesto talmente eclatante. Il sindaco prima ci diceva che non è il primo episodio anche di lupo che viene poi ritrovato anche Nel privo di territorio vita. Ce ne corianese. sono già stati altri, erano stati trovati lungo la strada perché, insomma, comunque qui c'è proprio anche invece la sovraesposizione di questo gesto. Infatti, degli altri che magari sono stati feriti o anche uccisi, non c'è stato tutto questo clamore. Qui è chiaro che si voleva fare altro. E questo forse anche che crea qualche inquietudine, Clara? Purtroppo viviamo anche una condizione di trasmissione delle informazioni che anche in altri settori qualche volta, insomma, manifesta delle anomalie. Qualsiasi cosa succeda, dopo un secondo è sui social e ci si scrive sopra di tutto, di più, e per certi atti, non questo in particolare, perché probabilmente forse, diciamo, il passaparola serve a passare le informazioni reali, scientifiche relative ai lupi, perché magari non condividere può voler dire non spiegare alle persone che i lupi non sono quelli che vengono descritti. Però di fatto, per qualsiasi cosa, oggi, a partire da Facebook e dagli altri social, per qualsiasi, diciamo,
cose inutili si trasmettono, si scambiano talmente tante informazioni giuste, meno giuste, totalmente fuorviate, cioè è ormai prassi questo genere di passaggio delle informazioni, e di fatto chi ne gode è principalmente chi ha compiuto l'atto, perché ovviamente l'obiettivo è quello, dare un segnale il più visibile possibile, sì, più esatto. Quasi anche Clara, che scuota di più. Leggendo anche ieri la sua intervista sulle pagine del Corriere, se non sbaglio, ho letto che spiegava anche come anche per gli allevatori mettersi al riparo dai possibili anche attacchi al proprio bestiame, ai propri animali da parte dei lupi potrebbe essere anche semplice. In altre parti d'Italia questo viene fatto, da noi c'è un pochino più di ritrosia. Beh, guardi, cioè, parliamo dal punto di vista aziendale, ci sono, come in tutti i settori, degli imprenditori evoluti e degli imprenditori che invece non si agganciano al progresso dal punto di vista, diciamo, anche della copertura dei rischi aziendali, eccetera, eccetera. La regione mette a disposizione, e anche parallelamente anche ad associazioni, diciamo, private che si occupano del problema dei lupi in giro per l'Italia, mette a disposizione strumenti di copertura dei costi di recinzioni fatte come si deve, elettriche, metalliche, mette a disposizione l'adozione, non l'acquisto, però la fornitura, è brutto, ma di cani da guardiania, cioè cani nati, selezionati e preparati in giovane età a proteggere i greggi. Queste attività vengono promosse dalla regione, soprattutto dalla regione Emilia-Romagna, che è una regione voluta da questo punto di vista, in base anche a studi scientifici di persone interessate al settore, a loro stessi allevatori, perché paradossalmente i più grossi esperti di lupo, di protezione di danni da lupo, sono coloro che appassionati del loro lavoro di allevatori, ma anche consapevoli della risorsa lupo dal punto di vista biologico, si sono messi nell'ottica di capire, visto che il cervello ce l'abbiamo e ci funziona per certe cose tanto bene, come potersi proteggere, come poter riparare i danni, e la regione ha mette a disposizione strumenti che sono importanti. Chiaro è che se io sono un troglodita che nel momento in cui ho un danno, l'unico strumento mentale al quale io ricorro è: prendo il primo lupo che trovo, che magari quello è un lupo che va sbattuto in una macchina, voglio dire, possono essere mille cose, adesso non è che siamo qui a fare le indagini, le farà la forestale, però di fatto se gli strumenti della persona che viene a contatto col lupo sono strumenti da medioevo, il risultato è quello che abbiamo visto. Certo, lei mi sembra di capire, Clara, che anche lei propende, insomma, per il gesto di una persona che comunque problemi ne ha. Leggevo anche in realtà nel comunicato che avete firmato insieme al WWF, anche a Legambiente di Sant'Arcangelo, questa è proprio una riga, gliela leggo, la leggo anche ai nostri ascoltatori, è anche un segnale mafioso da non sottovalutare, del tutto inedito per la nostra zona e la nostra cultura. Ora, noi su questo chiedevamo anche al sindaco, lei dice: a mio avviso non lo è. Voi avete fatto ragionamenti anche di questo tipo legati ad altri episodi che sono avvenuti in giro per l'Italia, Clara? Beh, guardi, adesso disquisire sulla qualità della delinquenza è un discorso un po' complicato, però di fatto anche qui si parla di modalità più o meno evolute, più o meno appartenenti a una determinata cultura. Esatto, infatti voi parlate proprio di una cultura arcaica che poco a che fare anche con i nostri territori, diciamo così. Sì, che però qualche volta sono colonizzati per motivi, diciamo, imprenditoriali, anche da persone provenienti da... È chiaro che l'albergatore che ha l'albergo in centro Marina forse non si muove in quella modalità lì se deve risolvere un problema aziendale, ecco. Quindi, ripeto, qui non fare dei discorsi di un tipo o esattamente del tipo opposto può risultare così superficiale, possono risultare analisi che lasciano il tempo che trovano, però di fatto le modalità di questo tipo appartengono a una cultura
che non è quella classica dell'ospitalità romagnola o dell'allevatore romagnolo, che poi è un allevatore... Certo, sì, insomma, sì, abbiamo perfettamente capito, ecco, che cosa intende dire. Clara, prima ci diceva il sindaco, non so se lei sarà personalmente presente o ci sarà qualcun altro membro della Pana questa sera, un incontro a Coriano, no, proprio con diversi soggetti. Ci saremo, perché noi gestiamo il centro di recupero dei selvatici della provincia di Rimini. Lo gestiamo ovviamente per conto della regione, come in altre, certo, province, ed è importante che, se ci sarà spazio, oppure avremo occasione in un momento futuro, dare, diciamo, il segnale che tante persone sono di fatto più di quelle che magari questi personaggi pensano possono esserlo, sono interessati alla fauna selvatica. Ma certo, infatti l'indignazione, questo credo che sia, insomma, al di là di essere più o meno iscritti ad un'associazione ambientalista, l'indignazione, certo, si è alzata veramente da tutti. In generale, ora è eclatante questo gesto, ma probabilmente anche altri che, di cui meno si sa, però comunque gli animali vanno certamente tutelati, come vanno preservati, lo diceva anche lei, gli interessi di chi alleva, di chi ha del, certo, insomma, del bestiame. Questo è fondamentale. Ma Clara, ma lei ha notato, visto che poi le faccio questa ultima domanda, negli ultimi anni, negli ultimi tempi, per il cambiamento anche, insomma, dei nostri territori, un aumento di questa fauna selvatica e magari anche uno smarrimento di questa fauna selvatica? Non lo so, glielo chiedo perché, allora, magari lei ha anche dettagli rispetto ai ritrovamenti che voi fate, ad animali che riuscite a salvare. Allora, diciamo che la nostra è una provincia che, al contrario di altre magari nel resto dell'Italia, è una provincia diciamo antropizzata, molto antropizzata. Per certi versi la fauna selvatica che convive con l'uomo nei luoghi classici, la città, la prima periferia, è fauna che ha imparato a convivere con l'uomo. L'uomo però piano piano, la cultura, diciamo, animalista, ha permesso di sostenere gli animali che vivono negli ambiti cittadini con, diciamo, il soccorso nei momenti di difficoltà. È chiaro che gli animali vivono una vita diversa da quella che poteva essere quella di 100 anni fa, però sono in qualche modo, tra virgolette, protetti dai cittadini che se ne occupano se li trovano in difficoltà, qualche volta con eccesso di zelo, però comunque sempre con le migliori intenzioni. È chiaro che nel momento in cui la fauna, diciamo, la provincia di Rimini ha una piccola parte montana, collinare, la fauna, quella classica, un pochino più, diciamo, tra virgolette, nel senso buono del termine, prepotente nell'occupare e più visibile nell'occupare il territorio, si muove come si muoverebbe se fossimo meno persone rispetto agli animali. È ovvio che l'uomo, che ha, ripeto, la sua visione, io sono qui e non mi deve disturbare nessuno, si sente, tra virgolette, alcune persone, e soprattutto quelli che hanno interesse a cavalcare determinate situazioni anche per uso personale, ovvio che la fauna selvatica diventa l'obiettivo su cui concentrare l'attenzione per arrivare a dimostrare delle proprie teorie, a raggiungere dei propri obiettivi da altri punti di vista. Quindi in realtà la fauna, allora, il lupo, bene, benvenuto, bentornato, è chiaro che ovviamente fa un numero di danni X, quando in realtà i caprioli, che sono molto più mansueti, anche solo per gli incidenti stradali, fanno un numero di danni 100 volte X, perché sono tanti, girano per le strade, fanno un sacco di incidenti, però nessuno ha mai pensato di impiccare un capriolo perché ha avuto un incidente con la macchina. Si è rassegnato, ha preso i danni, ha recuperato i danni se la provincia aveva i fondi, altrimenti si è rammaricato di aver avuto la sfortuna di essere, diciamo, di scontrarsi con un capriolo. Però di fatto a questo tipo di atti così eclatanti non si è mai visto. Lo stesso, diciamo, può valere per i cinghiali, che sono tanti. Però lei dice numericamente non è cambiato questo numero. Ma no, assolutamente no, è cambiato un po' la percezione da parte. Tutti ci ricordiamo, io mi ricordo ancora il nevone, il lupo Sicce, che esatto, venne salvato, esatto, che venne, esatto, recuperato, venne rimandato insomma nei suoi luoghi, nei suoi boschi, come bene che sia. È chiaro che qui siamo di fronte ad un atto caso totalmente, esatto, dall'altra parte. Clara, che dire, noi la ringraziamo per queste riflessioni, speriamo poi, insomma, anche di tornare a parlarne, di capirci. Speriamo intanto che venga anche vengano trovati, sì, i responsabili, proprio così, vengano puniti con il massimo delle punizioni consentite dalla legge.
E infatti, cioè, voi tra l'altro avete fatto anche, avete fatto un atto formale, giusto, alla magistratura, o lo farete in giornata, Clara? Certo, sì, perché comunque le associazioni hanno il dovere di costituirsi parte civile, esatto, quando tutto sarà partito, quando tutto sarà, la macchina, diciamo, sarà entrata in a movimento, regime. perché ancora stanno facendo... Certo, sono le indagini in corso. Certo, insomma, ci sono dei rilievi ancora da completare. Clara, grazie, buona giornata. Altrettanto. Grazie. A voi.